Ciao, benvenuti o bentornati sul canale. Questa sera ci struccchiamo insieme e ti faccio vedere un po' tutta la mia skincare routine serale. Innanzitutto, se ti fa piacere, io sarei felicissima se ti iscrivessi al mio canale per supportarmi e se mettessi magari anche un bel like al video se ti sarà piaciuto. Ma partiamo subito. Ci struccheremo insieme. Tra l'altro, oggi ho realizzato questo look con la Kaki Ace di Huda Beauty che ho utilizzato oggi per la prima volta e che mi è piaciuta tantissimo, ma poi ne riparleremo. E quindi ti faccio vedere un po' i prodotti che sto utilizzando in questo periodo e che mi danno tanta tanta soddisfazione. Non ho più neanche il rossetto perché ho mangiato, ormai è dopo cena inoltrato e quindi avevo riapplicato giusto un velo di burro cacao, ma adesso asportiamo tutto quanto insieme. Innanzitutto voglio il viso bello libero, quindi mi aiuto con questi becchetti, eccoli qua, molto fashion, e con questi appunto vado a pinzare così i capelli, sperando che non cadano giù durante il lavaggio. Ok, il lavaggio del viso intendo. Vado innanzitutto a rimuovere il trucco dagli occhi e lo faccio con la mia fidatissima Garnier Skin Active acqua micellare bifase con olio di argan che io adoro. Efficace sul trucco waterproof. Io non utilizzo un trucco waterproof, ma dei mascara piuttosto resistenti a volte sì, ed è molto efficace, rimane anche molto delicata. Strucca e deterge e idrata senza risciacquo. In realtà meglio risciacquarla sempre perché contiene tensioattivi, quindi saponi che altrimenti vanno a seccare, a inaridire, ad aggredire comunque la pelle. Viso, occhi e labbra. Io l'ho utilizzata anche sul viso. Non mi dispiace perché non me lo appesantisce. Dice non lasciare i sudi oleosi. Diciamo che è abbastanza leggera, però ovviamente se si usa sul viso va comunque poi lavata via e risciacquata. Io lo faccio con un detergente apposito, ma in genere la utilizzo soltanto sugli occhi e poi ti farò vedere che vado con altro sul viso. Allora, io mi aiuto con questi dischetti di cotone riutilizzabili, cotone bambù in realtà, che sono gli Eco Life. Eccoli qua, bambù. Li ho visti da Sonia Flower 82, e ho deciso, ecco, di orientarmi su questi perché di lei mi fido moltissimo. E allora, sono di due tipologie, ce ne sono 12 molto morbidi, molto delicati per le aree più delicate, quindi per la zona del viso, per le zone del viso, anche quelle che possono risultare appunto più fragili, più sottili, più soggette a rossori, come ad esempio la zona delle guance. E si tratta in particolare di questi con il bordo celeste. E poi ce ne sono quattro bordati invece di giallo, che fanno anche un'azione scrubante, diciamo, sono un pochino più efficaci sul trucco, più resistente, quindi da utilizzare sugli occhi, ma non graffiano assolutamente. Quelli gialli, questi qui, sono costituiti dal 70% di bambù e dal 30% di cotone, mentre questi altri più delicati dal 40% di cotone e dal 60% di bambù. Sono contenuti in questa sacchetta dove ci sono tutti gli altri e si possono lavare direttamente in lavatrice tra i 40 e i 60 gradi centigradi, sempre dentro questa sacchetta. Al momento io non l'ho mai fatto perché con il sapone di Marsiglia, subito dopo l'utilizzo, vengono bianchi candidi così come li vedi, perché li ho utilizzati già tantissime volte. Veramente un ottimo acquisto, ma andrei subito. Allora, agito ovviamente l'acqua micellare e rimuovo il trucco. Vedremo poi se velocizzarlo perché dipende da quanto tempo perderò. Magari un occhio te lo faccio vedere per intero, vediamo. Ho impregnato appunto il dischetto di cotone, guardo dritto davanti a me perché così magari mi rendo conto meglio se sto facendo le mosse corrette oppure no. E soprattutto mi rendo conto se ho rimosso per bene il trucco. Lo lascio agire qualche secondo. E poi
tiro, vado anche sulle sopracciglia, erano truccate anche loro. Comunque, dopo qualche secondino, il make-up viene via abbastanza bene. Quando rimane un po' di mascara tra le ciglia, io vado anche con il Cotton Fioc, lo impregno sempre di acqua micellare e poi semmai ripasso un pochino di acqua sugli occhi. Vado anche dal basso, così. Ok, il grosso diciamo che l'abbiamo tolto. Faccio la stessa cosa utilizzando l'altra parte del dischetto. Aggiungo un altro po' di acqua micellare e vado. Sono molto delicati questi dischetti, così evito di sprecare quelli usa e getta. Anche perché mi ha stupito il fatto che vengano puliti veramente in un batter d'occhio. Ok, mi sembra che il grosso sia stato tolto. Per il momento va bene così sugli occhi, lo lascio sul lavandino e poi andrò a pulirlo subito dopo averti fatto vedere il tutto prima di andare a nanna in modo da eliminare tutti i residui di sporco. Adesso utilizzo questi più soffici, questo più soffice per il viso e sul viso vado con una new entry, ossia questo balsamo struccante di Elemis che mi è arrivato qualche giorno fa perché l'ho comprato proprio sul sito di Elemis, c'era una grande promozione, un'offerta insomma, l'ho pagato 9,90 euro, comprese le spese di spedizione, o meglio le spese di spedizione non si pagavano. Questo è il Pro Collagen Rose Cleansing Balm, io avevo già la versione, quella diciamo più balsamica, eccola qui e l'ho utilizzata tanto, mi piace tantissimo perché è molto morbido, si massaggia benissimo e è piacevole da utilizzare, poi con acqua si emulsiona e viene fuori diciamo un'emulsione lattiginosa e si rimuove benissimo, sia utilizzando il dischetto di cotone che anche semplicemente le mani, ma io poi vado a fare comunque la detersione successiva. E questo ha una profumazione alla rosa che mi piace molto di più di quell'altra che è più balsamica. Questa è una profumazione alla rosa di petalo di rosa un pochino essiccato, per farti capire, quindi è un pochino pungente. Potrebbe anche non piacere, ma è molto delicata. Si sente di più quando si apre il barattolino, ma poi una volta applicata sul viso, veramente è molto delicata la fragranza e comunque molto naturale. Io appunto ne prendo appena appena un cicinin, però devo recuperare la bacchettina perché l'ho dimenticata. Eccola qui, con questa generalmente vado a prendere questa quantità più o meno di balsamo struccante, eccola, e direttamente lo passo sul viso, lo sfrego fra le mani. Oh. È molto morbido, molto piacevole e anch'io che non amo la sensazione di unto sul viso, lo trovo comunque piacevole. Mi rilassa molto poi questa fragranza, devo dire. E adesso emulsiono con acqua. Non so se si può, se si possa notare, comunque c'è questa emulsione, ecco, un pochino lattiginosa, che io stasera voglio rimuovere direttamente con questo cotoncino. Quindi cosa faccio? Lo passo sotto l'acqua, lo strizzo bene e poi, ecco, lo passo sul viso. Comunque è molto morbido, molto delicato. In alternativa utilizzo il latte detergente e lo vado ad applicare direttamente sul cotoncino e poi lo passo sul viso e sto utilizzando principalmente questi due metodi di struccaggio per il viso. Poi devo ancora cominciare l'acqua micellare di Eurospin, la linea quella biologica,
Però al momento sto alternando principalmente latte detergente e balsamo e mi danno estrema soddisfazione. Ok, eccolo qui tutto il residuo, ma a volte lo sciacquo direttamente e poi procedo alla detersione. Come detergente viso vado ad utilizzare questo di L'Oreal, di cui ti ho parlato recentemente nel video dei prodotti preferiti di maggio e di giugno, che sto continuando ad utilizzare e ad alternare ad altri prodotti con estremo piacere. A volte faccio anche uno scrub. Oppure utilizzo il detergente in panetto alla rosa, quello di Nivea. Comunque, principalmente sto utilizzando lui di sera. Gel detergente appunto fioritale, deterge, purifica, lenisce, rosa e gelsomino lenitivo. Diciamo che è molto delicato, molto piacevole. Pelli secche e sensibili senza alcol. Allora te lo faccio vedere. Eccolo qua, questa è la quantità che utilizzo. E la vado ad emulsionare con acqua. Farò pasticci questa sera perché sono lontana dal lavandino, ma ti voglio far vedere le texture. Poi andrò a ripulire tutto. Si trasforma in questa bella emulsione morbida, morbida, questa cremina piacevole proprio. È lattiginoso. È un gel crema, sì. Lattiginoso che non fa molta schiuma, è una schiumina ecco così molto soffice, ma più cremosa che effettivamente schiumogena. Ecco qua. A volte i prodotti si vedono meglio in azione. E comunque mi faceva piacere farti vedere magari una routine diversa dal solito. Più che spiegartela, ecco, te la faccio vedere in movimento. Spero ti faccia piacere. Ok, adesso sciacquo il viso. Viso sciacquato, bello fresco, morbido. Fatto questo, vado a tonificare la pelle con il mio tonico preferito di questo periodo, il Deep Green Tea Toner di Benton. Questo l'ho comprato sul sito di Lucia, la liutiu.com. Ti consiglio comunque di sbirciare perché ha tanti prodotti interessantissimi. Lei è una ragazza eccezionale, veramente molto appassionata e saprà anche consigliarti. E veramente è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Io adoro il tè verde per le sue proprietà sebonormalizzanti, quindi va a regolare proprio la produzione di sebo, la normalizza, e anche per le proprietà antiossidanti. Questo prodotto è molto completo perché contiene anche acido ialuronico, quindi preserviamo l'idratazione della pelle. Contiene anche la centella asiatica, quindi va anche a lenire la pelle, la va ad ammorbidire e proprio a rigenerare. Io sento la pelle proprio molto tonica, molto rinfrancata proprio dall'uso di questo tonico. Mi piace tantissimo, molto ammorbidita. Sento anche questa azione e quindi mi piace. Poi la profumazione è molto lieve, molto naturale e si sente a malapena. È veramente un prodotto eccezionale. Dopo questo vado in genere ad erogare la mia amata acqua distillata alle rose Roberts che ho versato in questo spruzzino di Neve Cosmetics che conteneva la nebbia fissante, che mi piace molto per il tipo di erogazione, e quindi sfrutto anche le proprietà illuminanti anti-age delle rose nobili contenute all'interno di questo prodotto, insomma, dell'acqua distillata alle rose. È molto piacevole, molto rinfrescante. E io non me la faccio mancare. Vedrai come ingrediente ricorrente alla sera proprio la rosa e trovo che aiuti tantissimo ad idratare, a lenire, a
a rimpolpare anche la pelle. Infatti il passaggio successivo lo faccio proprio con questa acqua straordinaria alla rosa, la versione intensa, che contiene acido ialuronico e una Plumping Serum Lotion, quindi una lozione siero rimpolpante, quindi è metà strada tra un tonico ed un siero, quindi abbastanza viscosa e va proprio a idratare anche la pelle e io sento la pelle bella tonificata, bella rimpolpata quando applico questo prodotto, che poi ha una profumazione pazzesca di rosa. Questa è una rosa più dolce, meno pungente di quella contenuta all'interno del balsamo struccante e è veramente fantastica. Mi piace tantissimo. La trovo anche molto molto calmante, bello. Proprio come aromaterapia è fantastico questo prodotto. Comunque ti riporterò tutti i prodotti giù in info box. Fatto questo, vado ad utilizzare un siero. Sto utilizzando di Delidea questo siero gel viso lenitivo disarrossante alla Physalis e ai fiori d'arancio. Va ad idratare molto bene la pelle, a lenirla, ha un'azione protettiva dei vasi capillari, delle vene, quindi perfetto per le pelli soggette a Cuperos, per le pelli che si arrossano facilmente. Va anche ad illuminare la pelle, la va a rigenerare, ad avere un'azione antiossidante per la presenza dell'acqua di fiori d'arancio, ed è veramente molto piacevole. Ha questa consistenza così un pochino cremosa, però quando la formula giunge a rottura è comunque molto leggero e perfetta anche in estate. È veramente un prodotto piacevole da massaggiare, si lascia massaggiare comunque. Si può anche applicare come unico prodotto se non vogliamo strutturare tutta la skincare routine, ma ecco, vogliamo un unico prodotto bello idratante, calmante, e io questo lo uso spessissimo. Quando però voglio fare una skincare routine completa, dopo averlo fatto assorbire per bene, vado ad applicare questa crema di aromatica, sempre presa da Lucia, sul suo sito. Questa è la Soothing Aloe Aqua Cream, quindi è una crema in gel molto leggera, rinfrescante, a base di aloe, idratante, ma direi proprio rigenerante. È fantastica, ha questa consistenza così in gel, è leggerissima e se si è un po' arrossati va veramente a rinfrancare la pelle, la va proprio a lenire, la va a dissetare, rinfrescante, piacevolissima. Però ho dimenticato una cosa: io in genere applico la vitamina C all'interno del siero, perché attualmente la sto utilizzando in gocce. In particolare sto utilizzando questa di Biofito Relax, che appunto è concentrata. Ne bastano 2-3 gocce, si può utilizzare sia assoluta che miscelata ad altri prodotti. Io preferisco miscelarla perché, avendo la pelle sensibile, ho notato che se la applico assoluta tende un pochino a reagire la mia pelle, quindi non ad irritarsi ma a rivitalizzarsi, diciamo ad arrossarsi un pochino sulla zona delle guance, quindi preferisco comunque applicarla, ecco, miscelata, e si presta ad essere miscelata a qualsiasi formulazione, quindi io adesso la andrò a miscelare questa crema di aromatica. Tanto ne avevo applicata poca, vado ad aggiungere un paio di gocce, 2-3, vedete? Vedi, è molto liquida. Molto fresca e piacevole. Questa vitamina C è, illumina molto la pelle. Non ho notato un ulteriore schiarimento delle macchie, che io già ho, che potrei notare in questa zona qui. Poi adesso ci sono anche i rossori, ma ho la ring light sparata, quindi i rossori subito si accentuano. Comunque ho delle macchioline da melasma,
diciamo che non me la schiarito ulteriormente, noto un'azione illuminante, quella sì, e per il momento non ne sono comparse di altre, poi ne ho altre due qui, qui, che già da un pochino di tempo mi sono uscite e cerco di tenere a bada la situazione. Applico la vitamina C anche al mattino per preservare la pelle dai danni da fotossidazione, da fotoinvecchiamento indotti dal sole, e quindi sotto il solare sempre la indosso, e la sto utilizzando appunto sia mattina che sera. È un prodotto, è un ingrediente che a me piace tantissimo utilizzare nei cambi di stagione, in estate soprattutto, ma sempre, perché la adoro, insieme all'acido ialuronico, sono due ingredienti che adoro. Avevo dimenticato lui nella cesta. Comunque, io in genere applico sia mattina che sera il Vichy Mineral 89, tant'è che sta quasi terminando, sono qui. Questo è un booster che quindi va applicato subito dopo aver tonificato la pelle, prima di applicare il siero. Quindi io in genere, essendo in gel, lo applico subito dopo la Essence, e questo è proprio molto rimpolpante, idratante, è un prodotto veramente molto valido. Ho notato davvero una pelle molto tonificata, bella rimpolpata nel tempo, e quindi è un prodotto che non mi faccio mai mancare. Mi sembra proprio che la pelle, ecco, sia più piena, che trattenga veramente più acqua. Quindi lo vedo soprattutto qui sui contorni dell'ovale, e diciamo che la situazione si è mantenuta veramente buona nel tempo. Avevo un leggero cedimento in questa zona, io vedo comunque la zona più tonificata con l'uso costante, quindi sono contentissima. Non sarà solo lui, sarà una sinergia di ingredienti, un insieme di prodotti che vado ad utilizzare. Comunque lui è un alleato pazzesco, che non mi faccio mai mancare. Stasera l'avevo dimenticato, ma è un prodotto anche da riapplicare in giornata, magari quando si vuole un pochino di idratazione in più, e tra una skincare e l'altra, quando magari ci siamo rinfrescati e quindi vogliamo idratare in maniera molto leggera la pelle. Insomma, è un prodotto davvero fantastico. A volte alterno al siero di Deridea, la crema di aromatica, questa lozione di CeraVe, che sarebbe formulata per pelli da secche a molto secche, ma che piace anche alla mia pelle grassa, e anche in questa stagione, quando voglio un po' di idratazione, un po' di nutrimento in più, perché la trovo un gel crema denso, ma a rapido assorbimento, che non mi appesantisce la pelle. È a base delle tre ceramide essenziali che costituiscono la nostra barriera idrolipidica, e quindi va a preservare l'idratazione della pelle, e va a preservare proprio la barriera, quindi questa protezione naturale che la pelle ha. È senza profumo, è un prodotto veramente molto valido, e tra l'altro può essere utilizzato anche sui bambini, quindi perfetto per tutta la famiglia. Come ultimo step vado ad applicare il contorno occhi, che in genere invece applico prima della crema, però questa sera, ecco, è andata così. Quando registro faccio sempre cose bizzarre, comunque magari anche un po' diverse da quello che faccio solitamente, ma è l'emozione, insomma, dell'essere ripresi, ecco. Allora, questo è il contorno occhi di Now Bay della linea Detox. Questo contorno occhi per me è un amore ormai consolidato, se mi segui da tempo lo sai, però secondo me cela un mistero, perché questa è la terza o quarta confezione che consumo. Ho notato sempre una texture diversa. La prima volta che ho acquistato questo prodotto era una consistenza veramente in mousse, quindi era come se il prodotto all'interno avesse delle particelle di aria, non so come spiegare, era molto soave, molto impalpabile, però molto molto idratante al contempo.
Il secondo barattolino già aveva una consistenza più cremosa, proprio in crema, e quindi bella bella idratante. Questo ha una consistenza in gel, è un gel semitrasparente, cosa che io non avevo mai notato prima. Invece adesso si presenta proprio come un gel trasparente. Quando la consistenza era più in crema, io notavo che era un pochino più opaco. Non so come spiegare, comunque secondo me nel tempo, nella formula sta cambiando qualcosa. Lo trovo forse un pochino più leggero stavolta rispetto alle volte precedenti, non so se sia solo una mia impressione. Se tu ne sai di più, fammi sapere perché a questo punto veramente sono troppo curiosa. Ad ogni modo continua a piacermi. All'interno mi pare contenga sempre gli stessi ingredienti, quindi abbiamo, li leggo così non mi sbaglio, resina della dracena che ha delle proprietà antiossidanti, delle proprietà anti-age, delle proprietà nutrienti, ma non va ad appesantire la pelle. Comunque ne ho parlato ultimamente. A proposito degli ingredienti contenuti nel siero di Now Bay della linea Detox che ho amato a maggio e giugno, quindi se sei curiosa di spulciare tra gli ingredienti c'è anche la resina della dracena e ne ho parlato in quel video che ti lascio comunque tra le schede. Poi c'è acido ialuronico, quindi anche qui preserviamo l'idratazione della pelle, caffè che va ad avere un'azione decongestionante, liquirizia che andrebbe a schiarire un pochino l'alone scuro delle occhiaie, ma io in genere non ho delle occhiaie pronunciate, sono più pronunciate quando sono più stanca, ma altrimenti non ho un'occhiaia molto marcata. Poi c'è alga rossa marina che ha delle proprietà anti-age liftanti, anche se questo prodotto non fa attirare assolutamente la pelle. Contiene poi estratto di melagrana e di semi di uva che hanno delle azioni anti-age illuminanti. Allora, lo applico, è molto piacevole da applicare, ma rispetto alle formulazioni precedenti io noto che fa anche un pochino di scia bianca. Leggera, leggera, ma la fa. Adesso io, ecco, non sono abbastanza vicina, ma allo specchio ma mi sembra di vederla leggermente. Poi si assorbe, continua a piacermi, però mi sembra anche leggermente meno idratante. A proposito, se hai un contorno occhi bello nutriente ma non pesante per la sera, fammelo sapere che sono molto curiosa di sperimentare. Vorrei provare anche quello di CeraVe. Però non so se sarà più adatto ad un uso giornaliero o serale, perché di giorno io utilizzo delle texture un pochino più leggere, non so quella onestamente di che tipo sia, perché appunto non l'ho mai provato, non conosco quella texture. Ad ogni modo vorrò provare anche altro, ma questo continua comunque a piacermi. Ecco, è completamente assorbito. L'ho applicato a volte anche sul viso e ho avuto la stessa sensazione. Sul viso si asciuga molto più velocemente rispetto alle formulazioni precedenti. Sono rimaste fuori le labbra, quindi insieme applichiamo anche il mio balsamo preferito per la notte, che è il Nuxe Rêve de Miel che io ho in pottino, perché c'è anche la versione in stick, ma questo è quello più nutriente, più riparatore. Mi piace tantissimo, è di questo color giallo ambrato, con una texture piacevolissima da massaggiare. Eccola qui, lo andiamo ad applicare. È veramente molto morbido e al mattino mi sveglio con le labbra molto molto morbide, idratate e rigenerate proprio. Mi piace tantissimo. Lo applico spesso in uno strato abbondante e al mattino i residui ancora si ritrovano sulle labbra, che si va leggermente ad asciugare. Piacevolissimo e poi ha una profumazione pazzesca, un po' limonata, buonissima.
Nel frattempo i miei capelli anche sono tutti scesi. Io a questo punto ti saluto e mi vado a preparare per la notte. Non vedo l'ora di spegnere la ring light perché sento la pelle veramente avvampare. Spero che il video ti sia piaciuto. Se così fosse, lascia un pollice in su, iscriviti al canale ed attiva la campanella se non vuoi perderti nessuno dei miei prossimi contenuti. Sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione. Ciao!